Fino a poco tempo fa, la più grande minaccia per i cetacei era considerata la cattura da parte dell'industria baleniera. Tuttavia, le collisioni tra cetacei e navi, note come Whale Ship Strikes, sono ora considerate la principale minaccia. La prima volta che vidi l'immagine di una balenottera azzurra morta sul bulbo di una nave, pensai che non fosse vera, che fosse un caso raro. Invece, nel corso dei mesi, Friends of the Sea ha raccolto centinaia di queste immagini di collisioni letali per le balene. Friends of the Sea, un programma per la promozione di prodotti e servizi che rispettano l'ambiente marino, ha deciso dunque di lanciare una grande campagna di sensibilizzazione e di premiare quegli operatori del trasporto marittimo che si impegnano ad implementare delle misure per prevenire queste collisioni letali per le balene. Gli equipaggi spesso non si rendono conto che si è verificata una collisione. La maggior parte delle balene morte si deposita sul fondo del mare e solo il 10% viene portato a riva. È un massacro silenzioso. Le spedizioni mondiali raddoppiano ogni 10 anni, con un impatto letale sulle balene. Gli esperti stimano che almeno 20.000 balene vengono uccise, colpite da navi mercantili, da crociera e da pesca. Le collisioni mortali in aree come il Mar Mediterraneo e lo Sri Lanka sono quasi raddoppiate negli ultimi 40 anni e la popolazione di balene si è ridotta di oltre il 50%. Friends of the Sea invita gli operatori marittimi, gli armatori, i governi ad implementare misure per la prevenzione delle collisioni letali per le balene, introducendo telecamere termiche per il riconoscimento dei cetacei, sistemi di segnalazione degli avvistamenti dei cetacei online e, laddove fosse ritenuto opportuno, modifiche dei percorsi delle autostrade del mare. Le linee di crociera, gli operatori marittimi e le flotte di pesca che aderiranno al progetto saranno riconoscibili dal logo Friends of the Sea. In questo modo ognuno di noi potrà contribuire alla protezione delle balene scegliendo quegli operatori certificati Friends of the Sea.